Il mercato cittadino in piazza, per come lo abbiamo conosciuto fino ad oggi, alla sua riapertura, come tante cose ormai, non sarà più lo stesso. Inevitabilmente, alla luce delle nuove condizioni di vita sociale imposte dalla presenza tra noi del nuovo coronavirus, cambierà faccia. Le nuove misurazioni dei tecnici comunali nei giorni scorsi in piazza 20 settembre, fettucce e cartina alla mano, preannunciano una ridistribuzione degli spazi e dei percorsi, una rivisitazione ed una riorganizzazione delle superfici disponibili che comunque era all'orizzonte, come ci spiega l'assessore Lucarelli, e che la pandemia non ha fatto altro che accelerare. Abbiamo già fatto degli incontri con gli ambulanti, stiamo rivedendo tutte le distanze all'interno in modo che i banchi siano ben distanziati per poter permettere la fruizione del mercato stesso. Verificheremo insieme agli ambulanti se è il caso di ridurre un pochettino gli spazi che ognuno di loro occupano in modo da determinare un corretto flusso delle persone, oppure se dobbiamo proprio allargare gli spazi e magari togliere qualche banco adesso in questo caso sto parlando di piazza 20 settembre, ma ci sono anche altre zone critiche, in modo proprio che si possa fruire al meglio il mercato cittadino e soprattutto che le famiglie possano continuare a lavorare, anche le famiglie deambulanti, perché ovviamente questa è una cosa molto importante che a noi come città ci preme molto poter far iniziare il lavoro anche in questo momento così delicato. Ecco, in altre città d'Italia ci sono state delle ripartenze, riguardano il mercato, diciamo, orto, frutticolo, alimentare, però si sono viste zone perimetrate, zone chiuse, con steward che regolano l'entrata e l'uscita dei flussi. Questa potrebbe essere un'ipotesi anche per Fano, o diciamo che le condizioni della nostra piazza non lo consentono? Ma guarda, allora, le condizioni potrebbero essere tutte. In realtà abbiamo iniziato da questa progettazione per essere pronti. Poi stiamo anche noi aspettando delle indicazioni che ci possono arrivare dal governo centrale per capire bene come dovrà essere formato il distanziamento anche in queste situazioni. Tutte queste disposizioni che ci arriveranno saranno messe in pratica e nel mercato cittadino, così come in tutte le altre attività che andremo a fare. C'è una data ipotizzabile? Ma guarda, ancora non c'è. Abbiamo la data del 18 di maggio per l'apertura, diciamo, alle attività al dettaglio, del commercio al dettaglio, dopo che insomma al 4 è stato aperto il commercio all'ingrosso. Io sinceramente spero che sia quanto prima. Sappiamo che la differenza tra il commercio al dettaglio e quindi i negozi che ci sono in centro storico e comunque in qualsiasi altra parte della città e il mercato è una differenza sostanziale, perché comporta tutta un'altra condizione di sicurezza. Quindi obiettivamente credo che i mercati hanno bisogno di un ulteriore step. Però mi auguro veramente per tutte le famiglie, per tutto l'indotto che c'è dietro il mercato, che riusciamo ad arrivare ad una soluzione prima possibile, e noi proprio per quello che già ci siamo mossi e con gli uffici stiamo lavorando per essere veramente pronti nel momento in cui ci sarà l'apertura da parte del governo.